Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come fare il bind delle riceventi FlySky con i sistemi multiprotocollo. Partiamo col dire che questo tutorial è valido per radio con modulo multiprotocollo interno o per moduli multiprotocollo esterni, sia light che full. I passaggi da fare sono sempre gli stessi. Per il bind con radio FSI6 o FSI6X invece ho già fatto un video specifico, lo trovate linkato in descrizione. Per quanto riguarda i moduli multiprotocollo, in commercio se ne trovano di due tipi, JP4-in-1 e CC2500. Fate attenzione perché le riceventi FlySky sono compatibili solo con il modello JP4-in-1. Se avete un modulo interno o esterno CC2500 non potete fare in alcun modo il bind e dovete fermarvi qui. A questo punto vediamo come configurare il radiocomando. Dopo aver creato un nuovo modello andiamo a pagina 2. Qui dobbiamo attivare il modulo multiprotocollo. Scegliamo un modulo interno o esterno in base a quello che stiamo usando. Nel mio caso è un modulo esterno, quindi vado qui. Tra tutte le voci da scegliere seleziono Multi, che indica appunto il modulo multiprotocollo. A questo punto bisognerà settare il protocollo adatto alle nostre riceventi. Essendo multiprotocollo infatti avremo a disposizione svariate possibilità. Questo passaggio è molto importante in quanto qui dovete scegliere FlySky 2A. Tra le possibili scelte ci sono alcune varianti del protocollo FlySky, ma l'unico compatibile con riceventi come IA6B, XAB, A8S e in genere tutte le riceventi con protocollo IBUS è FlySky 2A. Mi raccomando, scegliete questo. In subtype bisogna scegliere PPM e SBUS. Come sappiamo per riceventi FlySky di solito si usa IBUS, ma con modulo multiprotocollo siamo obbligati a usare SBUS, perché IBUS non funziona. L'ultima cosa da fare è impostare il failsafe selezionando No Pulse. A questo punto lasciamo tutto così, per il momento sulla radio abbiamo finito. Passiamo al flight controller perché il fatto che abbiamo usato SBUS nella radio potrebbe creare un po' di confusione per quanto riguarda i collegamenti. Da questo punto di vista possiamo dire che non cambia nulla e le riceventi FlySky si collegano sempre allo stesso modo. Saldiamo terre 5 volte nei rispettivi pad e il cavo segnale su un RX di una UART libera. Questo vale anche per schede con processore F4, un eventuale pad SBUS presente nel flight controller non va utilizzato perché non è compatibile. Le riceventi FlySky usano sempre pad RX normali, anche se abbinate a protocollo SBUS. Una volta collegata alla ricevente siamo pronti per metterla in bind mode, questo però varia a seconda del modello. Per IA6B dobbiamo usare questo cavetto che ci viene fornito in dotazione e sistemarlo in questo punto. Poi basta dare alimentazione e la ricevente andrà direttamente in bind mode. Per X6B e A8S invece abbiamo il tasto bind, in questo caso dovremo premere il tasto e alimentare la ricevente. Ok, per questo tutorial userò la X6B, quindi premo il tasto. Poi do alimentazione collegando il cavo USB. Adesso che la ricevente è in bind mode mi sposto nuovamente nella radio. Qui devo semplicemente andare su bind e cliccare enter. Perfetto, il bind è andato a buon fine. Concludiamo il video con Betaflight. Infatti se usiamo un modulo multiprotocollo le configurazioni sono leggermente diverse rispetto alle radio FlySky originali. Per quanto riguarda la pagina port, come sempre dobbiamo attivare Serial RX in corrispondenza della UART dove abbiamo saldato la ricevente, nel mio caso la 1. Qui nulla di diverso. Le vere differenze si trovano nel tab ricevente, infatti come protocollo dobbiamo scegliere SBUS. Perfetto, come vedete la ricevente risponde ai comandi radio. Se invece non avete corrispondenza nei movimenti, andate qui e cambiate AETR 1234 in TAER 1234 o viceversa. Se la vostra ricevente dispone di canale RSSI, qui scegliete l'AUX corrispondente, nel mio caso l'AUX 10. Lo riconosciamo perché di solito è uno degli ultimi canali con il valore a 2000 circa. Ricordatevi anche che RSSI ADC deve rimanere disattivato. Molto bene, a questo punto la ricevente è bindata e risponde ai comandi su Betaflight. Abbiamo finito e non c'è altro da fare.
Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.